Allora, Katia Schroffenegger, galvanizzata da questo tuo esordio in nazionale mercoledì, oggi sabato qua a Bardolino hai quasi parato il primo rigore, hai parato il secondo rigore, ma purtroppo non è bastata questa tua grande prestazione ad evitare questa sconfitta di 4-1. Sì, diciamo che in questa squadra tutte devono dare il 150% per vincere, per portare a casa i 3 punti, e non l'abbiamo dato tutti e quindi è finita così. Katia, cosa hai sentito? Torniamo un attimo a mercoledì, Cipro, cosa hai sentito quando al 70esimo sei entrata contro la Russia e hai visto il tuo esordio in Nazionale A? Beh, a dire il vero, il primo pensiero era che comunque esordire contro la Russia è una bella cosa, perché se pensiamo a un grande come Buffon, ha giocato anche lui in Russia, quindi era quello un po' il primo pensiero. Comunque sono molto contenta. Mi ricordo 4 anni fa quando lessi un tuo articolo sulla FF dove appunto dicevi il tuo esempio è Buffon e vorresti andare in Nazionale A. Oggi diciamo, 4 giorni fa ci sei riuscita, cosa ti porti a casa da questo stage che hai fatto in Cipro? Ma io direi che per primo è stato bellissimo potermi allenare per 2 settimane con le migliori giocatrici d'Italia, e adesso dopo la prima partita ho visto come funzionano le cose là e com'è il ritmo, e quindi direi che questo è l'inizio di una lunga strada che voglio ancora far molto bene. Ecco, tu sei la prima giocatrice dell'Alto Adige che è riuscita a entrare in nazionale maggiore. Quanto fa male a questo punto il fatto che l'Italia non si sia qualificata proprio all'ultima partita per il Mondiale di Germania di quest'anno? Beh, io direi che fa malissimo alle ragazze, quelle che hanno fatto tutto il cammino fino alla partita con gli Stati Uniti. Per me è un dispiacere, perché comunque mi sarebbe piaciuto molto partecipare ai mondiali, e a questo punto non mi rimane altro che impegnarmi, spero di giocare presto e poi dare il mio in campo. Ecco, qua, a questo punto quali saranno i prossimi impegni per la nazionale? Sai già qualcosa? Sì, ci sono 2 stage adesso, i prossimi 2 mesi, e poi c'è un amichevole con la Germania a giugno. E Katia Schroffenegger almeno qualche minuto lo farà? Beh, io mi impegnerò fino a fine campionato e poi si vedrà come deciderà il mister. In bocca al lupo, Katia.